E si riapre incredibilmente la lotta per la promozione diretta in Serie D. Infatti, la sconfitta della Socer Lagonegro a Matera nei minuti finali fa credere al Real Metapontino di mettercela ancora tutta e di crederci per l'obiettivo dopo il 2-0 sul Corleto. La formazione ionica nelle ultime 8 giornate ha recuperato ben 7 punti all'attuale capolista e domenica si potrà capire qual è la situazione che si potrà evolvere nei due big match di giornata in programma domenica 19 marzo. Infatti a Casalbuono si giocherà lo scontro tra Socer Lagonegro primo e Real Senise terzo e a Viggiano lo scontro tra il Grumendum Valdagri quarto e il Real Metapontino secondo in classifica. Clamorosa è la sconfitta interna del Real Senise battuto dal Lavello per 2-1, mentre il Grumendum Valdagri sale al quarto posto in classifica con il 5-1 sul Brienza, scavalcando così l'Angelo Cristoforo Oppido battuto a Moliterno per 2-1 al minuto 91. Per quanto riguarda il centro classifica, tra l'altro Bradano e Murese, la gara si è conclusa sul nulla di fatto, mentre il Latronico ha battuto con un poker il Real Tolve, assicurandosi con un piede e mezzo la salvezza. Mentre il Pomarico in chiave salvezza ha ottenuto la seconda vittoria in 7 giorni, nonché il settimo punto in 3 partite, grazie al Tris sul Vitalba. Non è la giornata delle prime della classe, come accaduto in Eccellenza, anche in promozione la capolista Sporting Pignola perde e soprattutto cade in casa contro il Tursi per 1-0, gol di Chisena, ma una menzione di merito va al portiere del Tursi Coretti, capace di neutralizzare ben due calci di rigore, prima a Salvini e poi a Sambataro. E così ci credono sia il Fide Scalera che il Rotonda per il primo posto. Il Fidescalera ha battuto per 3-1 il Rotunda Maris con la doppietta di Lombardi e un rigore di Servitella dopo l'1-1 nei primi 45 minuti e gli ospiti rimasti in 9 per le espulsioni di Scarpa e Manolio, mentre il Rotonda ha vinto facile la gara era scontata contro il FST Rionero per 7-0. Ricordiamo che il Rotonda virtualmente sarebbe secondo a 2 punti perché dovrà recuperare la gara non giocata per impraticabilità di campo mercoledì scorso a Rotondella, mentre è ancora a pagare per il quarto posto perché Candida Melfi e Ferrandina sono appaiate a quota 51 punti grazie alle vittorie rispettive contro il Miglionico e contro l'Oraziana Venosa. Oraziana Venosa che adesso deve inseguire a 5 punti dai playoff, ma ancora non è tagliata fuori perché ci sono diversi scontri diretti nei quali la squadra di Bisceglia può ancora rientrare. Mentre in coda sono stati diversi gli scontri diretti che hanno animato questa giornata con il Bella che è tornato al successo di rimonta e sul rigore di Parisi contro il Paternicum, mentre l'Avigliano ha inferto il Tris al Real Atella ed infine pari importanti dell'Anzi a Salandro al 90° con gol di Sanna che ha risposto al vantaggio di Bollettieri.